E salve a tutti ragazzi e bentornati su Smite. Oggi giocherò Raijin nella mid lane. Raijin è uno tra gli ultimi mid laner rilasciati, se non l'ultimo, se non mi sbaglio. Sì, prima di Skadi mi sembra che ci sia stato lui come mid laner. E si trova nella parte più alta della tier list degli dei al momento. Questo probabilmente l'Airez ne era consapevole quando ha rilasciato il Dio, perché gli ha dato non solo uno tra le skill singole con il danno più alto del gioco, ovvero la sua ultimate, ma allo stesso tempo anche un escape molto forte che contiene al suo interno un CC, che anche se dura 0,3 secondi, comunque è un CC, cioè serve a ben poco se non a bloccare qualche channeling e control pochi dei, però in generale comunque è una cosa in più. Ne era consapevole anche perché tutte le sue skill sono molto safe, è uno tra gli dei più safe del gioco, è molto facile da non cadere indietro in lane perché appunto si può farmare tranquillamente dalla distanza e allo stesso tempo riuscire comunque a tirar fuori una quantità di danno da quale iniziamo? Una quantità di danno comunque veramente ingente. Signori, grandi, grande, bella di decisione, mi piace. Decidetevi. Perfetto. In ogni caso però a me non fa impazzire come Dio perché tutte le sue skill sono molto facili da schivare. Eh no, stiamo scherzando. Grazie. Quindi sì, la sua prima è molto facile da schivare, la sua ulti è molto facile da schivare, in particolare se avete esattamente 152 di ping, la partita vi risulterà un po' scomoda, diciamo. Rispetto ad altri mid laner, come ad esempio Isis, che ora è stata purtroppo nerfata, mentre le skill di Isis sono molto più larghe, anche se sono molto simili a quelle di Raijin, in particolare la prima, ma se sono molto più difficili da schivare, almeno a mio parere questo, anche perché lei possiede uno slow e un silence sulla terza skill. Appunto, parlando di Isis, allora parliamo della patch 3.5. Non mi piace per niente, in particolare perché si sono concentrati su dei che fondamentalmente non necessitavano dei cambiamenti veramente gravi come quelli che hanno lasciato, come quelli che hanno rilasciato, come ad esempio il nerf appunto del 10% di scaling in meno su ogni colpo della prima di Isis, che può sembrare poco, però alla fine passa da un 160% di scaling con tutti e quattro i colpi che aveva prima ad un... quanto era? 10% in meno per quattro colpi? Ad un 100... 120? 120% di scaling, che è comunque tanto per essere una prima skill e non un'ultimate, però... Ecco, vedete cosa intendo con lendare le skill con 150 di ping? Ecco, appunto. Dicevamo. Oh! E lì ho completamente warpato, mi sono teletrasportato indietro, ottimo, perfetto. Andiamo bene. Parliamo delle skill di Raijin, intanto chiamiamo che quello l'ha messa. Le skill di Raijin, e poi, ah sì, prima parlare della patch 3.5, hanno aggiunto un paio di skin carine, come ad esempio la K9 di Anubis e quella nuova di Athena, che per il momento è in un bundle gratuito insieme all'altra, quella senza casco. Comunque, secondo me, dovrebbe essere comunque data gratuitamente per tutto il tempo, non dovrebbe essere un bundle a tempo limitato, ma dovrebbe essere un bundle permanente, perché ha veramente poco senso avere una skin completamente identica all'altra e doverla ripagare completamente, pure se sono assolutamente uguali, cioè cambia pochissimo tra le due skin, veramente. Hanno poi buffato Serket dopo i 500 patch di fila in cui l'avevano solo che nerfata pesantemente. Quindi, beh, ci sta, sì, più o meno. Era abbastanza crollata dopo i cambiamenti agli item della Season 3, quindi non è male. Anche se, essendo un dio completamente tumorale da affrontare, non è che io sia troppo contento di questa scelta. Vabbè. Oh, l'ho preso. Che culo, pensavo di no. Forse il lag mi ha aiutato un pochino, diciamo. Oltre a questo, diciamo che ci sono poche cose importanti. Mi sembra abbiano cambiato la Artemis, l'abbiano buffata. Non so per quale motivo, perché una cosa del genere è completamente inutile. E non hanno nerfato la ulti di Raijin, che invece è una tra le skill più... scusa, volevo dire... vabbè, sta già a letto. Ups, un po' tardi. Vabbè, effettivamente era andato right, però. Dammi i soldi. Grazie. Vai! Signori. Con sto lag quando pio. Buonanotte proprio. Taekido. Allo? Dai, dimmi che stai ricollando qui, no? Volevi.
volevi, guarda che faccia, madonna. Ok, perfetto. Vabbè, io non posso andare a prendere un po' troppo rischioso, se ci vuole andare Thanatos. Ma non credo proprio, bene. Neanche l'ho finito. Ottimo. E poi hanno buffato Amazon Cab, buffato l'early game, anche se non ha molto senso, perché Amazon Cab è vero che fosse scarso, early game prendeva mazzate da tutti, però Amazon Cab è fatto per essere, ha un'identità di hyper carry da late game, quindi non bisognava secondo me mettere la terza. Oh, what the f- ma siamo seri? Cazzo, sto letteralmente warpando in giro per la mappa. Vabbè, non dovevano secondo me mettere il 20% di slow a tutti i livelli sulla terza, ma piuttosto aumentare la velocità con cui arrivava quel 25% finale, perché è un carry da late game e quindi deve rimanere tale, non che tu cerchi di accomunarlo con gli altri e gli assumi, e ora la sua skill assomiglia a molti altri scaling degli altri AD carry. Ha poco senso prendermi il rosso, grazie. Tuturum. Inoltre Raishin è un dio che, data la stazza, come potete vedere, è grosso praticamente come Donkey Kong, è una cosa veramente enorme, e ci assomiglia pure, e non dovrebbe avere un escape, proprio per il semplice fatto della sua grossezza e per come è impostato il modello del personaggio. Non mi piace per niente il fatto che abbia un escape, anche dato il suo danno assurdo. Infatti è questo che lo rende veramente forte alla fine, perché ci sono mica, è sicuramente, no, sicuramente non è mica il mago che fa più danno del gioco, questo chiaramente non è vero, però avendo anche un escape a differenza di molti altri lo rende una spanna superiore, diciamo. Ci sono 400 persone qui. Quell'engage, signori. Vedi Mesmerize, volevi, vedi a che serve. Completamente inutile. Ah, bene, l'ha preso lui. Perfetto. Muori. Vabbè. Allora iniziamo a parlare delle skin di Raishin, anche se sono, diciamo, molto semplici alla fine, niente di troppo complesso. Anche che è un particolare come cosa, perché come avete potuto vedere con Skadi, la Rez sta cercando di rilasciare dei sempre più complicati, con sempre più effetti, fallendo miseramente, tant'è che il nerf di Skadi non l'ha colpita neanche minimamente, e infatti rimane uno tra gli AD carry più forti del gioco, sicuramente quello con il danno più elevato, visto che praticamente combattere contro 3 AD carry, provare a scontrarsi contro di lei, ed è una cosa assurda. E detto questo, la passiva di Raishin è questa, sono quelle icone che vedete sopra la sua testa, che sono 4 tamburi, e sono gli stessi che vedete in game illuminarsi quando, una volta riempiti tutti e 4. Tirando 4 attacchi base o colpendo con le skill di Raishin, lui guadagna delle stack che gli permettono di dare dello scale magical power bonus sulla skill seguente, sulla skill che tira dopo. Molto forte, anche perché il danno bonus è veramente elevato. E vi permette di clearare la lane più velocemente early game, perché vi aumenta appunto il danno della prima skill di molto. La prima skill di Raishin sono la skill più semplice che abbia, sono 4 colpi in avanti, di cui uno di seguito all'altro, e gli ultimi 2 colpi tirati insieme con l'ultimo colpo di tamburo. Quindi dovete stare attenti a cercare di colpire chiaramente sempre prima, a dare priorità comunque all'ultimo colpo, perché è quello che fa più danno in assoluto. Ottimo. Tac. Vedete il clear come abbastanza stupido. La seconda skill di Raishin è invece una skill a target che sicuramente per fortuna non è lock-on, però ha un delay abbastanza elevato, in particolare se laggate, quindi non è facilissima da lendare. Però fa un danno veramente alto, quindi alla fine è giusto così. Fondamentalmente Raishin applica un marchio al nemico su cui tirate la skill, e se voi fate danno a quel nemico mentre lui si trova con il marchio sopra la testa, otterranno il danno il coso che ha tirato il marchio si attiverà, e che è in realtà una specie di bestia del tuono, non so che caspita sia, che cazzo è, non so, l'or mitologica di Raishin, e praticamente no. Esatto. No, no, grazie.
E praticamente farà un danno al ridicolo a tutti i 5 personaggi, ai 5 nemici nelle vicinanze, che siano minion o dei. Chiaramente se tirerete la skill e ci sono nell'area ci sono sia minion sia dei, la skill preferirà gli dei, chiaramente. Ops, mamma mia, tanto laggo. Signore. Mamma mia, guarda che roba. Laggo tantissimo. Madò. Sempre. La terza è... Le warp. La terza è l'escape principale di Raijin, che come ho detto prima mesmerizza per 0.3 secondi al centro se colpite e fa danno due volte. La prima volta quando tirate la skill e la seconda quando Raijin atterra alla location dove avete deciso di tirare il teletrasporto. Vabbè, perfetto. Chiaramente. La seconda può essere bloccata sia con attacchi base sia con le skill, quindi... Quindi niente, cioè potete anche attivarla attraverso i muri con la vostra terza, teletrasportando attraverso un muro, oppure con la vostra ulti, o con la vostra prima skill, che è il danno più alto che farete, insomma. La vostra prima skill vi riempirà nuovamente la barra delle cariche, se riuscite a landare tutti i colpi, chiaramente, però... cioè, vi riempirà la barra. Se avete la barra vuota, ve la riempirà tirandola, perché tira tre colpi, e quindi chiaramente tre dei colpi. Vabbè, vai. Bello, non ho landato un colpo della ulti, perfetto, ottimo. Grazie, adios. La terza skill, dicevo, fondamentalmente Raijin tira un fulmine alla target location e poi si teletrasporta sul posto smesmerizzando per 0.3 secondi il nemico. E il danno è abbastanza elevato, non è scarsissimo, è uno tra i, sicuramente uno tra i teletrasporti che fa più danno del gioco, questo è abbastanza palese. E... oh, aspetta, qui ci sta sempre... sempre... Oh. Pensavo non avesse il dash, però. Chiaramente ce l'avevo. Ma non è andato. Scomparso. Oh, lag. Mi è stato un basic attack. Ottimo, perfetto. E chiaramente con questa skill hanno voluto imitare l'identità. Hanno voluto dare un'identità di dio del fulmine e del tuono a Raijin. Chiaramente il fulmine è il primo colpo, quello che arriva prima, e poi il tuono, quello che arriva dopo. Io me ne andrei. Ok, non più. Mi lasci in pace, grazie. Non potevo salvarla. Cioè, Raijin mi avrebbe distrutto. Ok. Mamma mia. La ulti di Raijin è poi la sua skill più forte. Ed è una skill che non mi piace affatto. Cioè, è veramente brutta. Ora vi spiego il perché. Subito. Oh, ma non ho la ulti, no. Adesso sì, chiaramente. Io vorrei andarmene. Oh, perfetto, vabbè, ho fatto un po' di danno così gratuito. Niente di che, pensavo la mia prima non lo colpisse o comunque non facesse quel danno, per il danno necessario per ucciderlo. Va bene. La ulti di Raijin, vi spiego subito perché non mi piace assolutamente come skill. Uno, il danno è troppo elevato. Due, hanno provato a dare delle più opzioni a Raijin con le altre due forme della skill. Perché fondamentalmente Raijin si eleva dal suolo, a parte che la descrizione lo fa sembrare come se volasse. In realtà si eleva dal suolo di 2 centimetri da terra, fondamentalmente. E che cosa fa? Può sparare... 4 colpi. Di questi 4 colpi vorrei decidere la tipologia. Il primo colpo, se premete 1 prima di tirare il colpo, vi applicherà un taunt sul nemico e farà il 50% del danno della skill normale. Mentre premendo 2 applicherà una fear e farà comunque di nuovo il 50% del danno. Non premendo niente, il danno sarà il 100%, che è molto più alto chiaramente, quindi... il problema è che il taunt e la fear sono di 0.5 secondi l'uno, e io capisco che se l'avessero fatto più lunga sarebbe arrivato a 1.5 secondi, perché chiaramente colpisce 4 volte, no scusate... a 2 secondi di fear o taunt, che erano molto alti. Ma essendo che c'è un delay tra gli hit, secondo me dare una fear o un taunt più lungo non è così sbagliato, perché alla fine... Oh, vabbè. Ok. Lasciato subito via, pensavo rimanesse almeno pronto a fidarmi, no? Invece no. È troppo intelligente. Raijin, grazie, lasciatemelo in pace. Gli faccio assolutamente nulla, vabbè che l'ho missato, però...
Oh. Ah, ta. Pensavo fosse. No. No, pensavo fosse qualcun altro. Molti di danno, se effettivamente. Non l'avevo sentita. Va bene. Dicevo, applicare uno stun più lungo. Un taunt più lungo, scusate, sulla skill. Secondo me non sarebbe troppo sbagliato. Perché, come detto, appunto, i colpi non sono uno di fila all'altro. Cioè, un flusso continuo come la ulti di Anubis che continua ad applicartelo. Che continuerebbe ad applicartelo all'infinito. Ma, chiaramente, innanzitutto bisogna colpire l'avversario. Non è la cosa più facile del mondo. Soprattutto, appunto, vabbè, se laggate, ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere il ping e altri fattori esterni. Non è facilissimo in generale colpire l'avversario. Perché è facile da schivare come skill. Perché il colpo non è velocissimo. E poi il fear, un fear un taunt di 0.5 secondi è veramente ridicolo, è quasi nullo, non ha senso davvero né sprecare danno, sacrificare il 50% del danno per un taunt così basso. Almeno a mio parere, molto più forte tirare tutti e quattro i colpi al 100% del danno e chiaramente danneggiare l'intero team avversario, se non uccidere qualcuno, perché il danno è veramente altissimo, quindi potrebbe burstare qualcuno, soprattutto late game, molto facilmente. Altro motivo per cui non mi fa impazzire la skill è il fatto che è a tempo e non a colpi. Quindi, se voi perdete tempo e non tirate i quattro colpi, è molto molto probabile che voi sprechiate uno dei colpi, perché uno dei colpi non fa, chiaramente verrà sprecato, perché ritornerete a terra e la ulti si disattiverà. Grazie mille, ma lasciami in pace, però. No. Non posso aiutarti, mi spiace. No, non voglio fedarti. Grazie. Oh, e dai, serio. Vedete il danno? Lui ha provato a... signori. Sì, ma corre più di me con tanto di coso, di speed, porca vacca. Ho 6 assist, non so neanche come li ho presi. Comunque, avrei visto che lui ha provato ad applicarmi il taunt e poi a tirare gli attacchi normali. E ha consumato quel 50% del danno che probabilmente mi avrebbe ucciso. Se fosse stato in grado di landarli tutti di fila su di me senza problemi. A mio parere, almeno, la ulti di Raijin dovrebbe essere molto più simile alla ulti di Freya, che gli permette tranquillamente di tirare tutti e quattro i colpi senza stare lì con l'ansia di doverli dashare tutti di fuori. Dashare cosa? Oddio. Orripilante, sì. Questo è un neologismo inglese. Ciao. Ciao, Torre. Senza doverli tirare tutti di fuori, senza aspettare un secondo per poter riflettere su quale target colpire. Per questo, appunto, un po' come... È un po' come che cosa, è meglio aspettare di decidere il target prima di tirare la ulti e poi tirare la ulti e ucciderlo, perché altrimenti non avrete tempo durante l'attivazione della ulti di deciderlo, perché appunto finirete per sprecare uno dei colpi e perdere un sacco di danno, perché vedete come il danno è di 260 di base più 138 di scaling, in questo caso con 277 di magical power, che è molto alto considerando che sono 4 colpi e non uno. Esatto, può tranquillamente arrivare a fare 2000 di danno senza problemi da sola come skill, se buildati appositamente. Non immaginavo questa ulti. Madonna, vedi il danno? Bravo. Non vuole sta tankando Sylvanus, e non più. Ups. Mana. Perfetto. La Wright sembra che stia vincendo o perdendo. No, sembra che siano abbastanza bilanciati entrambi, quindi... Oh. Ecco, con la terza di Raijin potete interrompere le skill come la cosa, come si chiama, la prima di Vamana. È per questo che è forte contro alcune skill in particolare, come ad esempio appunto la prima di Isis o altre skill del genere, perché le interrompe chiaramente, perché sono un mesmerize di 0.3 secondi, come se fosse uno stun, e quindi vi blocca la skill. Molto forte contro i Channel, come detto. Però, comunque, non è che sia la skill più safe del mondo, cioè vi state catapultando in testa al nemico, e non potete neanche decidere di annullare la skill una volta aver tirato il primo colpo, quindi... Esatto. Mm.
E niente. Magari riusciamo a pushare sta maledettissima mid lane. Che è praticamente full vita. Grazie. No, non te ne andare. Ti prego. Ok. Tutte le skill di Raijin applicano le... rifanno le stack, quindi... quello è proprio l'ultimo dei problemi, è molto facile rifarsele. Però, chiaramente cercate sempre di averle al massimo, perché avete visto il danno quanto è più alto, sì. Oh. Vabbè, signori, io non faccio queste cose brutte. Volevi. Sto da weird dive un po'... tamarro. No. Grazie mille. Sì, ma io come ci arrivo lì? Scusatemi. Ok, grazie mille. Abbiamo fatto finalmente a sfondare sta torre dopo 50 minuti di partita. E poi che altro? La patch 3.5, che altro hanno toccato? Non mi ricordo esattamente tutti gli dei. La skin K9 è molto carina, quella di Anubis, infatti credo che la prenderò. Però non sono ancora certo, devo decidere. Madonna la gamba. Via. Engage è schifosissimo, non riesco a capire perché abbiano voluto fare questa specie di tower dive orrendo. Tower dive, anzi in realtà oltre ai tower dive, perché sono andati dietro la torre nemica, però va bene. Ci sta anche questo. What? Pensava di poter uccidere Vamana mentre c'hai la regeneration della ulti attiva. Ok, puoi ucciderlo con gli attacchi base, quello non lo metto in dubbio. Non male sto Thanatos. Comunque Vamana in solo lane è abbastanza forte, anche se poi early game appunto gli ho preso la first blood sopra. Chiaramente quello là gli ha già distrutto la lane phase, che non è che sia delle migliori early game. Oh porca vacca. Via proprio. E non mi ha tirato lo sprint. Mi ha tirato lo sprint ma non ha fatto il suono. Ma cos'è? Ma cosa sono sti bug? Ciao. Mi dispiace. Vorrei, però non posso. Madonna quanto paura hanno faccio i minion. Ecco, il minion della giungla sicuramente Raichu non è uno di quei mid laner che possono andare in jungle come schifezze tipo Anubis, eccetera, eccetera. Perché gli ho preso il blu? Perché gli ho... Sorry! Ho preso il blu per sbaglio. Non stavo pensando. E parlando di jungle, allora inizio a parlare di questa schifezza di meta che c'è ora. Il jungler non può funzionare da babysitter della mid lane, è veramente qualcosa di assolutamente orrendo e spero che venga catapultata fuori dall'esistenza il prima possibile questo orrore, perché è inguardabile. Il jungler deve fare il jungler, deve andare in giro per la maledettissima giungla e aiutare tutte le cacchio di lane, stare nella giungla avversaria, controllare la mappa e guardare e chiamare all'evenienza, la Gold Fury e il Baron. Il Fire Giant, avete capito? Schifo di LOL, madonna. Vedi, è una piattola. Si appiccica e poi contamina tutto. Gioco brutto. Volevi, no? Grazie. Chiaramente la terza di Raijin come escape non è forte come skill. Come escape non è forte che come skill, perché fa molto più danno di quanto sia facile scappare con essa, perché avete visto il delay che ha all'inizio quando prima di teletrasportarsi, no? Quindi... signori. Quindi è meglio tirarla prima, cioè prima che vi arrivi tutto il danno addosso, a differenza di skill come la terza di Anur o la prima di Bagasura, che invece, con cui potete invece schivare quasi tutte le skill del gioco molto facilmente, perché sono molto più veloci, quasi istantanee in realtà. Attivazione si intende. Vabbè, prendiamo la Gold Fury per la morte di Kali se muore. E da quando vi prendete il danno? Va, vedi, arriva un poco danno qua. Se provi ad attivare quella schifezza. Volevi. Dove cacchio? Era un vero una sega, è morto. Ma è vivo o è morto? Ma ammazza è vivo. Ma cosa? Ottimo. Si sta facendo cosa? Ma cosa stanno facendo quei due? Il chase più schifoso della terra, ma che roba. Mamma mia. Guarda, se l'è fatto. No. Quasi. Peccato. Oh. Beh, belli gli attacchi base messati con 800 di ping. Yay. Mamma mia, che schifezza.
Per chi non lo sapesse, questa fonte viene da un altro youtuber di Smite, Uncle Zero, quindi non è. Non l'ho confermata con nessun sviluppatore della Rez, quindi un sviluppatore o comunque community manager, eccetera, eccetera, della Rez, quindi non prendetela per verità assoluta. Il 150 di ping è dovuto all'host dei server della Rez, e qui che, o di Smite in particolare, non so se lo usano anche per altri giochi, quello non lo voglio sapere. E fondamentalmente chi ha l'IP, chi dispone di un IP statico, quindi il sottoscritto e molte altre persone nel mondo, può capitare che il server venga reindirizzato su quello, il server vi reindirizzi su quello americano e non su quello inglese. E infatti da qui viene il 150 di ping fisso e non lag, sprazzi, eccetera, eccetera. Perché è tipico dei server americani. Infatti all'inizio, quando ho visto una cosa del genere, mi sono chiesto subito se fosse dovuto al fatto che avevo per caso messo i server americani al posto di quelli di quelli europei. Ok, l'ho distrutto. Ops. La terza skill di Refrain fa davvero tanto danno per essere un dash. Comunque vedete, il 182 di scaling è abbastanza, cioè è tanto per essere un dash, un maledettissimo dash. Ok, Spear of Desolation, anche se è l'item più costoso dell'universo, ma ci sta, dai. Raijin poi, che altro? E quindi sì, dicevo, i server vi rimangono su quelli americani, e quindi niente. Cioè, poco che possiate fare. E il problema delle Rez, potete riportare i server in alto a destra quando finisce la partita, però oltre a questo bisogna solo aspettare che fixino questa cosa. E si spera che lo facciano il prima possibile. Anche se credo che non sarà facile, perché sembrano scartare completamente il problema la maggior parte delle persone a cui lo si chiede. Anche se andate a vedere sui forum, si vede che gli screenshot dei ticket, vedete che spesso mandano via il problema, mandano via la persona schiudendo il ticket come se fosse risolto il problema, dicendo che è un problema suo, del suo router, del suo modem, eccetera, della sua linea internet, ISP, eccetera, eccetera. Cazzate, non è vero. Detto ciò, Raijin è abbastanza forte adesso, anzi in realtà è uno tra i top pick della mid lane, e credo che ASAP il prima possibile verrà nerfata la sua ulti o comunque qualche altra skill, qualche altro, per esempio la passiva che è molto forte o qualcos'altro del genere. Ne sono quasi certo, diciamo, però non è detto. Lo scaling comunque della prima di Isist sembra poco, come sembra un nerf piccolo, però in realtà è abbastanza grande, perché Isist non è mai stata la dea più forte in early game della storia, è sempre stato un hyper carry da late game anche lei, e chiaramente ora arrivare a quel late game sarà più difficile di prima. No, volevo, guarda che faccio. Volevi. Chiaramente arrivare al late game non sarà facile come prima, perché il clear che prima aveva early game, che era molto forte, con la prima, seconda e comunque in generale il fatto che lei fosse molto safe con la terza, Silence che è stato nerfato anche quello, mi sembra lo slow, e la seconda che è uno stun gratuito molto facile da landare rispetto ad altre skill del gioco, rispetto ad altri stun del gioco. E comunque è stato molto colpito l'early game, perché chiaramente non avete più il clear di prima. Ora farete molto più fatica a uccidere l'intera wave nemica. Dovrete, che probabilmente prima mi sembra che arrivando al quarto livello della skill, startando di Bancroft, si potesse clearare tranquillamente l'intera wave senza problemi con la prima, eccetto i melee. I melee bisognava comunque tirare gli attacchi base, perché anche se non è molto difficile, perché attacchi base, l'ultimo attacco base di Isis fa danno ad Awe. Ma a parte questo, lo scaling è, alla fine il nerf dello scaling non è basso, perché è un 10% in meno su 4 colpi, il che significa che se prima aveva un 40% di scaling su 4 colpi e quindi un 160% di scaling totale, ora ne avrà un 40% in meno e quindi un 120%. È comunque molto alto, però dovete considerare che quasi mai riuscirete a hittare tutti e 4 i colpi su una singola persona o comunque sull'intero team avversario, è difficile. Vabbè, qua ci sta la flame war della Madonna qui nella chat. Quello che vi dicevo è, si può
si può, come si dice, si può ratare, si può votare per il per il quanto fosse bello il server, eccetera, eccetera, quanto facesse schifo in realtà. In questo caso gli metterò un bel 2 su 5, anzi no, 1 su 5. Grazie mille. Un bel 2 su 5 al server, e potrei votarlo alla fine della partita così da fargli capire che questa cosa non può più andare avanti. Purtroppo hanno surrendato così 4-0, quindi non so un po' dove andare avanti e mostrarvi la potenza vera di Raijin late game, ma niente, per questo è comunque molto forte, uno tra gli dei più forti adesso al momento nel mid. E niente, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.